Ciao a tutti, oggi argomento un po' macabro, infatti volevo parlarvi del dipinto L'Isola dei Morti, dipinta dal pittore svizzero Arnold Böcklin, che non realizzerà soltanto una copia di quest'opera, ma addirittura cinque, dipinte tra il 1880 e il 1886, e che ora si trovano a Basilea, New York, Berlino e Lipsia. Allora, come vi dicevo, questo pittore svizzero infatti nasce vicino a Basilea e studiò arte in Germania, ma poi si trasferisce in Italia dove passa parecchio tempo della sua vita. Infatti a Roma conosce la moglie Angela Pascucci, una romana di umili origini, con la quale avrà un matrimonio piuttosto felice, anche se funestato dalla morte di ben sei dei loro 12 figli. E non è difficile immaginare che tutti questi lutti possano avere in qualche maniera influenzata la sua opera simbolista. Allora, l'opera la potete vedere ha un che di fortemente luttuoso. Quest'isola isolata, queste costruzioni di roccia che sembrano quasi delle camere sepolcrali, il boschetto di cipressi, che anche quello rimanda un po' ai cimiteri, l'acqua che è immobile in una maniera assolutamente innaturale ed è livida. Un'atmosfera rarefatta, la barchetta che scivola silenziosamente in quest'acqua ferma che richiama un po' alla barca di Caronte, insomma, che non ci troviamo davanti ad un posto dove fare esattamente bisbocce sembra abbastanza chiaro. In molti si sono chiesti quale possa essere il punto geografico che ha ispirato l'opera e anche qua, considerando che è stato per molto tempo in Italia, in molti hanno riconosciuto dei paesaggi italiani, come il cimitero degli inglesi di Firenze, dove la coppia visse per molti anni dopo essersi trasferiti da Roma. Secondo altri, invece, sarebbe Capri e i suoi faraglioni il punto di ispirazione. Altri, invece, hanno riconosciuto una piccolissima isola, formata da una cappella adornata da cipressi che si trova vicino a Corfù. Qualcun altro, invece, ci riconosce l'isola di Ponza. Comunque sia, pare che l'opera riuscì a stregare il suo stesso creatore e infatti il risultato finale è innegabilmente ricco di un fascino magnetico, tanto da stregare totalmente Mariberna, contessa di Oriola, che commissionò a Böcklin una delle varianti del dipinto. La terza redazione dell'opera fu realizzata invece per il mercante d'arte Fritz Gurlitt, che per primo adottò il titolo L'Isola dei Morti. Infine, per esigenze finanziarie, perché anche gli artisti devono pagare le bollette, e alla faccia dei detrattori dell'arte, che con l'arte non ci si può comprare il prosciutto, signora mia, e invece Böcklin il prosciutto con quest'opera se l'è comprata e come, ecco, queste difficoltà finanziarie portarono Böcklin a realizzare una quarta versione dell'opera, poi distrutta in un bombardamento della Seconda Guerra Mondiale. La quinta versione dell'Isola dei Morti venne invece eseguita nel 1886 su commissione del Museo delle Belle Arti di Lipsia. Quest'opera colpì comunque moltissimo e divenne presto una forte fonte di ispirazione per decine di altri pittori come Giorgio De Chirico, Fabrizio Clerici o Salvador Dalí, che ha riproposto i contenuti del dipinto nella vera immagine dell'Isola dei Morti di Arnold Böcklin all'ora dell'Angelus. Ma quest'opera così enigmatica non ha attratto soltanto pittori e collezionisti d'arte. Pare ad esempio che il poeta Gabriele D'Annunzio ne fosse veramente ossessionato e che abbia appeso una copia di quest'opera sulla parete della sua camera da letto, proprio dietro al letto, che ora. Già di norma avere una roba del genere appesa in camera da letto, aiuto. Se poi si è ipocondriaci, ossessionati dalla morte come Gabriele D'Annunzio, cioè qui veramente altro che Valium, direttamente le botte in testa per dormire perché altrimenti non dormirai mai più. Un altro grande estimatore dell'opera è Sigmund Freud, ovviamente, che cercò di fare un'analisi psicoanalitica di questo dipinto, ma non solo. Ci fu un altro famosissimo, anzi tristemente famosissimo, estimatore che apprezzò infinitamente quest'opera e sto parlando di Adolf Hitler. Ho già fatto in passato un video dove parlo dell'arte rapita da Hitler, che era un appassionato collezionista. Questo poi coniuga il suo amore per l'arte e il suo interesse per l'esoterismo, quindi veramente ci andava a nozze. E infatti fu proprio il Führer alla fine ad acquistare la terza versione del dipinto nel 1933, per
per poi collocarla nel suo ufficio. Tant'è che esiste una fotografia che raffigura Hitler nel suo studio in compagnia del ministro degli esteri sovietico Molotov e il ministro degli esteri tedesco Ribbentrop. Ecco, alle spalle di questi tre simpaticoni si trova proprio la terza versione del dipinto L'Isola dei Morti, che ora, se pensiamo a tutto quello che poi è successo durante la Seconda Guerra Mondiale, che queste teste si siano ritrovate davanti a quel dipinto, già è tutto un programma. Pare che amasse così tanto quest'opera che il dipinto lo accompagnò anche nel bunker che fu poi l'ultima dimora di Hitler, quella dove si tolse la vita. Ecco, questo non ci stupisce se pensiamo che pare proprio che questo fosse il dipinto più amato da Hitler di tutta la sua collezione, tanto che si presentò all'asta per acquistarlo vestito da civile, tra l'incredulità dei partecipanti, determinato ad acquistarlo a qualsiasi cifra. Comunque sia, nelle intenzioni dell'artista non c'è mai stata quella di creare un'opera per terrorizzare, ma un'opera che secondo quanto dice lo stesso Böcklin, doveva essere un quadro per sognare. Tant'è che a quest'opera seguirà anche L'Isola dei Vivi, con colori più allegri e le immagini di persone festanti sull'isolotto, ma sicuramente non ha la stessa carica e lo stesso impatto dell'Isola dei Morti. Allora, che ne pensate? Anche a voi questo quadro incute un certo non so che tra il macabro e il trascendentale? E sapevate che quest'opera molto fortunata, visto che appunto il pittore ne fece addirittura 5 versioni che vendette piuttosto bene, buon per lui, ma che uno dei suoi estimatori fu proprio quel disgraziato matto da manicomio di Hitler? Per oggi è tutto, io vi saluto, vi ringrazio per essere rimasti con me fino alla fine, vi ricordo che i like sono sempre ben graditi e vi do l'arrivederci alla prossima volta. Ciao!